immobiliare Keller Williams. Oggi ci troviamo nel nostro market center di Milano, in Corso Buenos Aires, ad occuparci di conformità degli immobili. Qui con noi c'è il tecnico Federico Maria Giacometti, che ha accettato il nostro invito e che lo Grazie ringrazio. per avermi invitato. Ci parli, ci si presenti un po'. Allora, appunto, Federico Maria Giacometti, geometra, laureato quinquennale in architettura, quindi secondo le ricette di Forbes sono un dottor geometra. E sono felicemente sposato con una bellissima moglie e ho due bellissimi bambini. Croce delizia, come per tutti quelli che sanno cosa vuol dire avere dei figli. Qual è stato il percorso di studi che l'ha portata oggi a farla, diciamo, professione che fa? Bene, allora, non più tardi di 2 settimane fa i miei genitori, che stanno facendo un trasloco, si devono spostare, mi hanno fatto leggere un tema in terza linea, dove io descrivo una scelta professionale, oggi la chiamo professionale, all'epoca era una scelta di studi, per la scuola che avevo deciso di fare, che di geometra, poi seguendo le orme di mio papà, tra l'altro. E in questo tema io non ricordavo queste emozioni che avevo scritto, c'era scritto le prime righe: non ho avuto difficoltà a scegliere la scuola perché mi piaceva la matematica, il disegno, piuttosto che altre materie più artistiche, perché geometra è molto, E devo dire che man mano che continuavo questi studi ero sempre più interessato alle materie che venivano spiegate, ecco. E poi ho fatto l'università perché volevo provare questo nuovo mondo, il geometra non sempre aveva questa necessità di andare all'università, però mi affascinava sia architettura che ingegneria, per un motivo o per un altro sono finito a fare architettura e architettura mi ha dato la possibilità di aprire la mente, che viene definita molto squadrata dai geometri, molto precisa e lineare, che per certi versi sul lavoro che faccio, l'essere avere dei limiti, cioè a destra si può fare, a sinistra non si può fare perché c'è una riga che passa, è molto importante. Però l'architettura mi ha insegnato delle materie, e sto parlando degli anni 90, che oggi tutti ne parlano, la certificazione energetica. Certo. Io quando stavo studiando, il mio professore mi stava insegnando a cambiare le lampadine da incandescenza a risparmio energetico. E ci aveva fatto fare un anno di studio facendoci comprare 5 lampadine, non di più. Diceva: adesso prendete le lampadine che usate di più, quelle che tenete più accese durante il giorno, la sera, le sostituite con queste e mi fate sapere quanto è cambiato il consumo. Sembra preistoria, in realtà è quello che noi stiamo vivendo adesso. Quindi l'università, che magari qualcuno mi dice: ma potevi fare solo il geometra e andare già a lavorare, avevi guadagnato 5, 6, 7 anni di lavoro, perché tutti vogliono la pensione subito. Invece questa cosa qui, nel tempo, mi sta creando delle chiarezze sulle situazioni che la gente sta imparando negli ultimi anni. Qual è stato invece il percorso professionale una volta terminati gli studi? Allora, prima di terminare gli studi, mentre stavo facendo la laurea, ho iniziato a lavorare. La tesi di laurea, non la laurea. La tesi finale, ho iniziato a lavorare. Qui ho avuto, anche qui la vita non ti dà mai nulla a caso, secondo me, la fortuna di finire in un ufficio dove avevano proprio bisogno in quel periodo lì di una nuova figura, perché un altro stava avviando la libera professione autonomamente, di un geometra, per quindi ho potuto fare anche il praticantato da geometra per poter diventare poi il libero professionista geometra. E questa persona laureata in giurisprudenza. E mi ricordo che le prime cose che vedevo erano tantissime cause di tribunale, perché lui era consulente tecnico del tribunale. Non sembra, ma questa situazione mi ha fatto capire sempre di più e sempre meglio perché c'è un punto che si può dire si può fare e qual è il punto in cui si può dire non si può fare. Non esiste mai un vediamo cosa succede. Magari nel tempo nasce una normativa che ci permette di mettere a posto. Questa cosa no, questo è stato molto importante, quindi anche le normative, le leggi, era importante conoscere e lui mi ha dato molte istruzioni da questo punto di vista. Certo, diciamo, oggi dopo questo percorso di cosa si occupa? Allora, principalmente ho preso il bisogno che ha la gente e l'ho trasformato in un lavoro. Adesso questa sembra una cosa, dice, vabbè, è facile dire sta roba. In realtà tante persone, soprattutto con le nuove normative di legge, hanno delle necessità, no, quotidiana no, però nell'arco della vita succede sempre che uno compra una casa. E per la tipologia di clienti che ho, è gente che sta investendo i risparmi di una vita. Certo.
E che cosa vuol dire investire i risparmi della vita? Vuol dire non sbagliare l'investimento. E quindi io aiuto molto quelle persone che hanno bisogno di comprare una casa, come business più o meno del 50%, diciamo un valore di questo genere qui, perché queste persone qui devono essere certe del valore dell'immobile, che non abbia problemi di immobile, che chi vende sia una persona affidabile. Insomma, io devo dare una serenità e una tranquillità alle persone che comprano, che in questo momento non tutti hanno. E per il mondo in cui siamo, tutti hanno diffidenza sempre di una terza persona che conosce all'ultimo momento. Certo. Va tutto bene fino a prova contraria, ti dicono. Esatto. E quando qui c'è un problema, magari il problema diventa grosso. Poi di lavoro faccio anche tanta assistenza agli amministratori condominiali, quindi pratiche edilizie condominiali, direzione lavori, insomma tutte le situazioni che poi possono essere successive a quello che acquista casa, che deve ristrutturare, cose varie. Io so già tutto il pensiero che ha seguito questa persona nel comprare, di quello che voleva fare successivamente, quindi riesco a dargli anche delle soddisfazioni successivamente. Certo. Ultimamente, e questa è una novità dell'ultimo anno, diciamo così, a quelle persone che pensano di non essere in grado di gestire l'ansia per acquistare una casa, con me, chi si affida a me, gli do una seduta gratuita dalla psicologo e psicoterapeuta, che gli insegna, con una seduta non ce la fa, però vedono se può essere un percorso per loro, a gestire l'ansia. Ok. Sembra una cosa che uno quando inizia dice no, questa roba non mi serve. Quando poi sei in una trattativa che magari il tono diventa un po' più acceso, tutti mi dicono sì, però io che ansia che mi ha messo addosso questa persona. Allora ho deciso di regalare all'interno del mio servizio questa situazione qua. Ok, diciamo una grossa parte, che è anche un po' il tema di oggi, di quello che riguarda la compravendita degli immobili, quindi un po' quello di cui noi ci occupiamo tutti i giorni, è la verificare la conformità dell'immobile, che è un prerequisito per la vendita. Cos'è la conformità dell'immobile? Allora, la conformità dell'immobile è la rispondenza, per dirlo con parole molto semplici, così che tutti possano capire, a quello che io sto vivendo o comprando, a seconda della situazione in cui ci si trova, rispetto al disegno presente in comune o al disegno presente in catasto. Tutti questi tre passaggi devono coincidere ad essere uguali. Ok, nella verifica, comunque quando magari ci informiamo un po' da soli, il proprietario ci informa un po' da solo su internet o sulle varie pagine, si sentono parlare di queste tre parole, la parte edilizia, la parte urbanistica, la parte catastale, quando si va un po' ad approfondire quella che è la conformità e la regolarità dell'immobile. Cosa si intende con queste tre parole? Qual è la differenza per chi le incontra e lo dovrà aiutare a capire qualcosa in più? Ah, certo. Allora, la conformità edilizia è il disegno, quindi una pratica edilizia che esiste ed è presente al comune e dovrebbe rappresentare realmente quello che uno vede fisicamente. La conformità urbanistica è ciò che ha dato origine all'edificio e quindi che da un punto di vista, esempio banale, che lì si poteva costruire una casa ed è stata veramente costruita una casa. La conformità catastale, che è nata, questo mi preme sempre ricordarlo, come necessità per calcolare le tasse, negli anni si è evoluta come necessità di verifica, quindi anche il disegno del catasto deve corrispondere a quello che uno vede personalmente. Sì, sì, diciamo che nella sua esperienza pluriennale ha visionato diversi immobili, ne avrà visti tantissimi e ha intervenuto in tantissime situazioni in cui si doveva andare a verificare la conformità magari per uno o per l'altro cliente che comprava o vendeva di quello che era l'immobile. E molto spesso il proprietario neanche sa, o magari è convinto che l'immobile sia a posto, o neanche sa che non è conforme. E quanto spesso invece capita il contrario, cioè che nel sopralluogo, nella verifica all'atto pratico, risulti non conforme? Allora, troppe volte questo è ancora presente che non è conforme. Per carità, vediamolo fino in fondo questo motivo per cui c'è troppe volte. Allora, diamo dei numeri. Io negli ultimi 5-7 anni ho avuto la possibilità di assistere tra 300 e 350 persone che hanno avuto necessità di comprare o vendere casa.
non dico che sono i numeri esattanti, ma sono numeri che inquadrano una situazione e mi permettono di fare un ragionamento. Fino a diversi anni fa non c'era tutto questo accanimento di verifiche, anche perché mancavano delle leggi che sono state realizzate. Ce n'erano altre che dicevano che era obbligatorio, che tutto dovesse essere conforme, ma meno sui rogiti, quindi bisogna capire un attimino finché uno poteva spingersi e oggi invece non può più spingersi. E su una situazione di questo genere tantissimi sono gli immobili ancora non conformi, perché una volta anche chi comprava non faceva verifiche e quindi sì, siamo andati, l'immobile è quello, la planimetria catastale è quella, a me sembra che coincida, insomma non c'era questa attenzione nel guardare. E quindi oggi invece che c'è molta più attenzione, soprattutto per chi ha quel pacchetto economico che deve investire e non è che come l'ho investito già si è svalutato, certo. E quindi c'è molta più attenzione da questo punto di vista e la probabilità che si trovano degli errori è elevata, è meno probabile per gli immobili più recenti, però quello che io dico sempre è per avere una garanzia che ci sia o meno una difformità fare riferimento a un tecnico. Certo. Possiamo magari, per aiutare a capire chi segue, chi sta spendendo due minuti per capire qualcosa in più, possiamo fare qualche esempio concreto di quello che è una non conformità? Quando l'immobile non è conforme? L'immobile non è conforme quando non c'è corrispondenza tra quello che io vado a visitare o sto vivendo rispetto al disegno che c'è in comune. Cosa potrebbe essere? Una porta, un muro? Esatto. Le differenze che maggiormente si trovano sono muri spostati, porte spostate, casi limiti più sfortunati, diciamo così, comunque sempre sistemabili, finestre spostate, perché la finestra è particolare, perché interviene sulla facciata e quando intervengo sulla facciata allora se ho una villa mia personale è tutto mio, non è un problema, se sono all'interno di un condominio, buongiorno amministratore, c'è un problema sulla facciata, tutti i condomini convocati, capite già che i tempi si allungano già per la burocraticità che c'è dietro di prima prassi nel condominio. Però quelli più fattibili e risolvibili velocemente sono porte o muri spostati con un'attenzione. La speranza è che nessuno mi abbia mai fatto sparire un muro portante, perché il muro portante è quella parte di muro che aiuta a sostenere il piano superiore, i pilastri non si possono toccare. Ecco, quando c'è una differenza tra un muro portante e un pilastro, che magari sono spostati, ecco, l'analisi non si ferma solo a quella unità immobiliare, si fa vedere se sopra e sotto ci sono la stessa corrispondenza, perché capita purtroppo che qualcuno disegni un pilastro in una posizione sbagliata. E purtroppo succedono anche queste cose, tecnici un po' superficiali, diciamo così. In questi casi di non conformità, chiamiamoli così, più importanti, più preoccupanti, poi è sempre possibile sanare o delle volte non riusciamo? E soprattutto cosa ci comporta poi iniziare una sanatoria per queste situazioni qui? Allora, sicuramente conta molto la risposta che otteniamo dal comune. Non la tipologia di risposta, ma la risposta in termini collaborativi. Cioè, al comune ho possibilità di parlare con un tecnico, mettiamo a fuoco la situazione, se il tecnico mi riceve in 5-10 giorni, capiamo come risolvere la questione. Se il comune ha un tecnico che ti riceve telefonicamente, devi cercare di spiegare al telefono una situazione, o magari ti dicono un appuntamento il primo fra 3 mesi, no, le deve impostare la pratica, poi io la verifico dopo se mi va bene, si faccia tutti gli accessi agli atti, magari qualche volta può darmi anche più di un anno. Se poi abbiamo dietro anche un condominio, o c'è un problema di una finestra, magari torniamo alla finestra, non era segnalata presente, mi affaccio adesso di fronte a un altro edificio ed è troppo vicino, cioè ogni situazione deve essere analizzata nel suo concreto. Un esempio semplice di due persone che stavano vendendo, hanno finito di vendere, è passato il periodo, tutto a posto, loro come sono entrati hanno detto qui c'era un muretto basso che divideva basso, quindi tutto aperto sopra, divideva la cucina dal soggiorno. Non ci piaceva perché volevamo il tavolo di passaggio. Come siamo entrati l'abbiamo fatto sparire e io ho detto scusate ma le piastrelle come avete fatto? E come siamo entrati abbiamo sistemato su due piastrelle, le avevamo, le abbiamo sistemate. Va bene, stiamo vendendo? Va bene, cosa volete fare? Pratica edilizia per sistemare questo muretto che manca o ricostruite il muretto? Quando hanno saputo i costi della pratica edilizia con la sanzione e il costo del muratore per ricostruire il muretto, loro hanno detto ricostruisco il muretto perché è quello che mi costa meno. È una delle soluzioni che uno può avere a fronte di una non conformità, ripristinare quello che è l'ultimo disegno presentato in comune.
No, per quanto riguarda la parte della conformità, ci sono le leggi comunque sono cambiate, abbiamo dei punti di riferimento normativi che comunque ci danno un po' il passaggio storico della svolta da questo punto di vista. Quali sono stati questi passaggi importanti? Quando sono cambiate le cose? Senza citare leggi per non appesantire, diciamo che i due punti fondamentali, secondo il mio giudizio, sono il 42 e il 67. Allora, dal 42 al 67 molte città, chiamiamole città, generiche, all'interno del centro urbano comunque richiedevano dei documenti per chi voleva costruire o fare degli edifici. Prima del 42 c'era un po' un liberi tutti, c'è il terreno, posso costruire, mi rilasciano, insomma, un po' una situazione molto libera da questo punto di vista. Dopo il 42 c'è questa situazione e dopo il 67 invece sono intervenute proprio la normativa sulle pratiche edilizie, le chiamo sempre pratiche edilizie perché hanno cambiato nomi nel tempo. Questo cosa significa? Significa che quando uno va a comprare la dicitura ma questo immobile è ante 67 è tutto a posto perché prima del 67 non c'era obbligo, non è vero, cioè in parte è vero, ma è vero soltanto se un tecnico ha verificato che non c'erano disegni prima del 67. Perché se c'erano dei disegni o un documento era esistente, che potrebbe essere anche un catasto fatto prima del 67, quello diventa un documento a cui bisogna fare riferimento per verificare tutto. Quindi, ricordando che la pratica edilizia è quella che comanda su tutto, e quindi ciò che è in comune deve corrispondere alla realtà, e il catasto, a me piace dire che è figlio della pratica edilizia, se non esiste nessun disegno prima del 67, questo è uno dei casi rarissimi in cui uno dice, beh, c'è solo il catasto, è comunque un disegno. Certo. Da cui partire per dire, è l'unica prova che abbiamo di come era. Solo, esclusivamente, se non ci sono pratiche edilizie. Che non basta dire, ho cercato, non mi hanno dato nulla. Certo. Bisogna farsi rilasciare un documento dal comune che dice, non ho trovato nulla per quello che hai cercato. La ricerca deve essere fatta bene, non casuale. Certo. Diciamo, da questo famoso 67 in poi, come sono un po' evolute le cose? Sì, allora, si è cercato di, come sempre, quando si crea una nuova norma, la si fa per quello che ha l'intenzione del bisogno in quel momento. Poi ci si accorge che, purtroppo, i furbi evolvono anche loro e quindi si fanno più ulteriori normative. Quindi, non so, dobbiamo parlare della licenza edilizia per costruire, per edificare, benissimo. Poi però uno dice, ma le modifiche interne come le devo fare? Allora viene creato un ulteriore... Insomma, nel tempo parliamo di licenza edilizia, permesso di costruire più recente, la via, la scia sanatoria, insomma, le pratiche si sono volute. Adesso, per esempio, uno non usa un permesso di costruire, che serve per edificare magari un condominio, una villa, per fare delle piccole modifiche interne, magari perché c'è una porta spostata, perché non è il titolo corretto, parlo di oggi. Quando uno deve fare una modifica interna deve fare magari una pratica cina, una porta che è semplicemente spostata, un muro che si è spostato di un metro o non c'è più, cina sanatoria, da non confondere con le sanatorie, da non confondere con i condoni. I condoni sono delle situazioni che sono nati in determinati anni e chi non ha presentato entro i periodi richiesti non può più entrare a far parte di questa situazione. Su questo punto specifico, che noi sentiamo molto parlare di condono e molto spesso è confuso con sanatoria, cosa sono i condoni, quali sono stati e cosa implicavano? Allora, i condoni nascono per... Allora, perché nascono non lo voglio sapere, diciamo così. Diciamo, la ragione effettiva è che c'erano troppe differenze tra ciò che era indicato in comune e ciò che era veramente presente. Ma per queste troppe differenze si intende che magari c'erano delle stanze in più, dei sottotetti, dei piani in più, e allora siccome magari il piano regolatore, che era il documento di analisi e possibilità di costruire all'interno di una città, non permetteva di fare queste situazioni qui, invece di intervenire su un piano generico e dire cerchiamo di trovare una soluzione su come si potrebbe, si è intervenuto con più semplicità su regolarizzare queste situazioni. E queste situazioni qui che cosa hanno comportato? La necessità di presentare delle pratiche, che sembra assurdo, nonostante ci fossero dei termini molto stringenti, qualcuno è ancora aperto oggi.
perché magari il comune scriveva negli anni 80-85, la prima, se non ricordo male, scriveva la lettera, ed è un caso recente che mi è successo, e dopo un anno moriva questa persona perché era magari una persona anziana che aveva avviato per sanare, e quindi non sapevano niente. E oggi con queste verifiche qui, questi mi hanno detto, ah, avremo bisogno di queste persone, se ci fa una verifica che va tutto bene, io faccio delle verifiche, vado in un comune e il comune dice, guarda che c'è un condono aperto, e mi faccia vedere questo condono. E il condono diceva che praticamente era tutto aperto, pagate le tasse, sistema di disegni, mancava da chiuderlo che cosa? Una certificazione sottoscritta dal proprietario, però non c'era più, quello che aveva avviato tutto, che diceva sì, ho costruito prima, tutto prima del 1985, tutto quello che vedi. E nel caso, queste persone molto attente avevano anche delle fotografie perché avevano vissuto in quella casa da bambini, e dicevo, vede, questa è una casa, io sono nato nel 60, questa è una foto di quando avevo 5 anni, questa è la riprova che c'era questa roba. E fate l'autocertificazione e arrivate alla fotografia, così avete un doppio riscontro. E si è concluso nel 2023. Diciamo che ci sono state delle finestre, che sono state sostanzialmente tre, per, nel tempo per poter effettuare questi condoni, semplicemente per cercare di riportare alla realtà ciò che, diciamo, più che altro riportare alla realtà ciò che era depositato nei vari uffici comunali, in modo tale che ci fosse la corrispondenza con quello che effettivamente veniva vissuto all'atto pratico all'interno della casa. Oggi questa opportunità non c'è più, perché gran parte delle cose importanti, dei problemi importanti sono stati condonati, e c'è comunque aperta la possibilità di sanare quelle che sono delle piccole problematiche diverse. E quando abbiamo delle non conformità, come, diciamo, in funzione di quello che abbiamo detto, porta, finestra e quant'altro, come risolviamo in ogni singolo caso il problema di non conformità? Cioè, come si deve comportare? Qual è la pratica? Allora, la pratica possono essere una scia a sanatoria, una scia a sanatoria, perché sono diverse. È in funzione dell'intervento più o meno grande che si deve identificare. Mi viene in mente una diatriba che sto cercando di sistemare, di un lastrico solare che hanno venduto il proprietario del lastrico ai proprietari di un appartamento che si affaccia su questo lastrico, 1,5 metri di lastrico, costruendo un balcone. Il balcone non va alla semplice sanatoria, perché il balcone è strutturale. Devo verificare che i pesi reggano, che sia stato costruito con determinati criteri. Quindi tutto ciò che è strutturale o che porta a essere diverso in termini di utilizzo, non interno, ma proprio di morfologia anche dimensionale, l'edificio originale però va nella pratica in scia a sanatoria. Tutto ciò che rimane, diciamo, internamente, finché non si toccano strutture, va in una scia sanatoria. Qual è la motivazione per cui uno può usare la parola sanatoria? Sanatoria significa che quella situazione che tu hai creato si poteva realizzare seguendo le normative, quindi presentando una scia normale, una scia normale, ma in realtà tu l'hai fatto senza dirlo. Però comunque è sanabile. Mentre il condono, quando c'era stato il condono, tutto quello che entrava nel condono erano situazioni che non erano sanabili. Mentre la sanatoria vuol dire che si può fare, si poteva fare, non l'hai dichiarato, nessuno ti ha detto niente, però adesso vuoi metterlo a posto. E i motivi per cui vuoi metterlo a posto possono essere molteplici. Certo, diciamo, chi si trova in questa situazione è molto spesso colui che vuol vendere, perché altrimenti non ce ne accorgiamo nemmeno. Viviamo i nostri immobili e li utilizziamo per quello che è il suo scopo abitativo, commerciale, insomma, industriale, quello che sia. E non andiamo a curarci di queste cose qui perché abbiamo il presupposto in testa che tutto sia regolare. Però nel momento in cui dobbiamo cedere o vogliamo, intendiamo, comprarlo, proprio altro problematica per chi cede, perché è il proprietario, cosa comporta vendere un immobile non regolare? L'immobile non regolare ci si espone al rischio di causa, molto semplice. Premesso che qualcuno una verifica la fa quasi sempre, qualcuno è solitamente quel qualcuno che sta comprando, e spesso mi sono trovato anche a sentir dire, questa è un'altra frase tipica di chi sta vendendo, ma io l'ho comprato così, è sempre stato così, ma quel muro lì io non l'ho mai spostato. Ecco. Chi non aveva fatto le verifiche prima non è che può dire ma adesso va bene così, perché comunque se non va bene, chi sta comprando per legge ha diritto a comprarlo così come lo vede e che sia così come lo vede, e che sia regolarizzato così come lo vede. Cioè, quindi
primi rischi di cui magari possiamo, che possiamo comunque affrontare sono quelli legali. Legali, contenzioso. Contenzioso che non sai mai dove va a finire. Certo, perché poi anche una volta venduto ci possono comunque essere sempre richiesto diciamo questo aspetto qui, la non conformità. La normativa prevede che da un anno di quando uno se ne accorge, anche se è interpretabile di questo di quando uno se ne accorge, posso rivolgermi al presidente con un rischio, questo è quello che consiglio sempre, che se chi vende è un'impresa, noi cosa ne sappiamo se fra un anno l'impresa ancora esistente? Certo. E quindi bisogna fare magari un preliminare dal notaio prima rispetto ad altri. Cioè fare un preliminare cosa significa dal notaio? Vuol dire mettere più in sicurezza la compravendita. Lo può fare chiunque. È più consigliato quando c'è un'impresa o una società che vende. Certo. Perché ci sono più garanzie e più verifiche in corso. Per quanto riguarda invece magari un rischio economico da parte della vendita, al di là del risarcimento che potrebbe esserci a seguito di una causa ovviamente persa, può essere conosciuto un minore valore legale o un immobile non conforme, è corretto poter dire questo? Ma parzialmente è corretto, però nella sostanza se l'immobile non è vendibile, questo è un modo di dire, però non è conveniente, perché comunque uno può farmi causa perché ma non è come l'ho visto e come lo volevo. Magari quel sottotetto lì, che tu mi hai fatto sempre vedere che ci stava il divano, la sala giochi, cose varie, io la devo usare come mansarda. Certo. E io pensavo di metterci la camera dei bambini. Adesso mi manca una camera. Quindi il valore economico, poi magari in una causa, sto parlando del dopo, quindi nessuno si è accorto, è partita una causa. Il valore economico potrebbe essere una mala pillola. Fermo restando che comunque per la vendita deve essere conforme, ed ecco perché è partita la causa. Ma magari potrebbe diventare un problema, perché dice, sì, va bene, io faccio guadagnare dei soldi, ma mi manca sempre la stanza. Certo, diciamo che molto spesso il venditore pensa di vendere quello che vede, ma in realtà noi sappiamo benissimo che purtroppo nel 100% dei casi ciò che si vende è ciò che effettivamente abbiamo su carta, cioè quella è la rispondenza e quello stiamo vendendo. Se poi nell'atto pratico non c'è una corrispondenza, abbiamo una situazione diversa, quella situazione non è in realtà reale, non può essere venduta per quello che vediamo, ma per quello che effettivamente è. Da qui le varie sanatorie e i condoni precedenti. Un altro, diciamo, rischio, un qualcosa che si sente spesso dire, magari così, per chi si approccia la prima volta e non conosce nemmeno, è il rischio nel momento in cui abbiamo un perito che deve uscire, un perito della banca che deve uscire per confermare l'erogazione del mutuo o meno, che questo può darci alcuni problemi, cioè insomma che questo non ci eroghi il mutuo. Cosa può succedere? Perché succede questo? Perché se le banche per dare un credito, quindi per darti il mutuo, hanno bisogno che la garanzia che l'immobile un domani, per qualsiasi motivo, si spera che nessuno mai abbia problemi a rendere, però se per qualsiasi motivo loro dovessero diventare proprietari di quell'immobile, devono avere la certezza che tutto vada bene già prima e quindi lo possono rivendere a un giusto prezzo di mercato. Il perito che esce dà una certa garanzia alla banca che sommariamente tutto quello che ha visto corrisponde o ci sono delle eccezioni. Poi lì sta al perito a dire sì, va bene, c'è un'eccezione, manca il muretto, però quantifico che per rifare quel muretto sono 2.000 euro, ma è un rischio che si prende il perito. L'obbligo del venditore è evitare di arrivare a questo rischio, perché se il perito dice quel muretto non c'è, bisogna metterlo a posto, e poi bisogna metterlo a posto, se no non ha il mutuo chi sta comprando, e chi non ha il mutuo chi sta comprando, cosa può succedere dopo non si sa mai. È vero che da contratto si ha messo la clausola di sospensione, finché non mi viene concesso il mutuo è tutelato chi sta comprando. Caspita, però anche chi sta vendendo, che ormai ha atteso magari 2 mesi e si sente dire non mi danno il mutuo perché rimanga il muretto che tu non hai messo a posto, o una porta spostata, non so cosa può trovare un perito di una banca per dire non va bene, e il tempo trascorso, se uno magari ha fretta di comprare da un'altra parte perché si è già impegnato da un'altra parte, è importante. Certo. Quindi un'analisi preventiva è sempre utile. Certo, quindi diciamo che oltre a dei rischi e dei problemi legali, la non conformità, dei rischi di un valore economico diverso da quello che ci aspettavamo e dei problemi nel momento in cui c'è un'operazione,
un processo di erogazione di mutuo da parte dell'acquirente, possiamo avere anche delle tipologie di rischi che anche lì non vanno sottovalutate, che sono quelle dei rischi assicurativi. Cioè, cosa sono e se possiamo fare magari qualche esempio? Il rischio assicurativo più semplice. Ho comprato una casa su più livelli, sottotetto e taverna. Io come tecnico esco, verifico, dico sì, però qui c'è scritto che uno è un sottotetto vero e proprio non abitabile, quindi il divano, la TV, il letto non deve starci. Magari se ci mettiamo tutto quello che non usiamo è un altro discorso. E l'altra magari è una mansarda, non perché uno li ha sempre entrambi, però magari si trovano degli appartamenti che uno, un'altra non la mansarda, chiedo scusa, la taverna. Non è detto che uno abbia tutti, magari sono fortunato tutti perché è la villa importante. Però che cosa succede? Succede che se non è adeguato l'utilizzo, io la taverna, se non c'è scritto anche angolo, cottura, bagno presente, dove vale? Devo usarla come taverna, diventa una specie di ripostiglio ufficialmente. Se nella realtà lo uso diversamente, qualsiasi situazione dovesse, situazione negativa, un principio di incendio, uno che si fa male, di cui ho bisogno, poi l'intervento dell'assicurazione, e questo potrebbe dire, io li non pago. Mi ricordo che era successo questo, questa è un'esperienza personale, prime videocamere piccoline con le batterie, batteria ufficiale, batteria non ufficiale. Ma la batteria non ufficiale costa meno, va bene. Dura molto di più, va bene. Devi stare in giro tanto tempo, sì, ho in mente di stare in barca una settimana. Caspita, hai bisogno di tante batterie. Si stava ricaricando una di queste batterie, è esplosa. Allora, la spina non è inserita, era tutta regolare, ma la batteria in sé, non essendo ufficiale, non era garantita. L'assicurazione ha fatto fatica a dire pago il danno che è stato fatto al divano perché c'è una macchia nera, bisogna cambiare la foglia, bisogna cambiare il cuscino. Si è fatta veramente fatica, perché comunque è un prodotto, anche se non ufficiale, vendibile. Però loro dicevano, non essendo ufficiale, non è all'epoca, questo è 20 anni fa, noi non ne vogliamo sapere. Quindi immaginate invece che la presa non fosse norma, o messa la presa elettrica in un ambiente dove in teoria le prese non dovrebbero esserci, perché non mai dichiarate a livello né urbanistico né edilizio. E l'assicurazione guarda e dice, scusi, ma lei chi l'ha fatta quella presa? Ma è avuto un mio amico, ha certificato? No, io tutto quello che è successo da quella presa lì, io non ne voglio sapere. E siccome le assicurazioni hanno tante scritte in piccolino, che non leggiamo mai, perché la nostra prassi è firmare per dire siamo coperti, e poi quando ci accorgiamo, ma questo è coperto, no, bastava che me lo chiedi, l'ascoltatore poi ti dice, bastava che me lo chiedi, e ne prendiamo un'altra. Certo. Questo è il rischio maggiore, quando un ambiente non è conforme, c'è il rischio che anche la stessa situazione non risponda, un danno piccolo magari ce la cambiamo, un danno grande. Certo. Quindi diciamo che oltre a tutti questi rischi poi c'è quello che è un po' più interessante per chi effettivamente vuole vendere, che una volta, anche quello che una volta che siamo da notario, il notario ci dica, qui non posso abilitare perché non c'è corrispondenza. Ecco, queste sono un po' le situazioni che potrebbero trovarsi tutte le persone che hanno a che fare con la verifica della conformità, diciamo, urbanistica, catastale e edilizia di un immobile, che è sicuramente molto importante. Allora, noi come professionisti del settore ci sentiamo di consigliare di fare sempre queste verifiche, farle oggi, anche se non dobbiamo né vendere né diciamo, trattare in altro modo i nostri immobili, perché la legge ci impone di regolarizzare i nostri immobili. Questo è qualcosa che è molto importante, va al di là della semplice vendita, che è uno scopo preciso di una storia dell'immobile, ma anche della persona che lo vive, del proprietario che lo vive. Quindi ecco, una verifica andrebbe sempre fatta, è sempre meglio vivere negli immobili che sono, sappiamo essere regolari, e se non lo sono è sempre meglio regolarizzarli per sostanzialmente non avere sorprese di sorta nel momento in cui dobbiamo avere una copertura assicurativa, dobbiamo avere un riscontro per magari quello che potrebbe essere stato un danno che vogliamo farci risarcire, o magari avere una situazione che conosciamo, quindi tranquilla, vendibile, conscia, conosciuta, per poter intavolare con una trattativa nel momento di vendita, ma anche una pubblicizzazione, sponsorizzazione corretta di quello che è l'immobile in vendita. Noi che lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo, lo sappiamo bene, lo facciamo sempre e lo consigliamo a tutti, anche chi volesse oggi spingersi sul mercato immobiliare per fare una vendita del suo immobile da privato. Questo è un consiglio che diamo caldamente anche a tutti coloro che oggi vogliono acquistare. Non cedete a quelle che sono le frasi molto facilone di un interlocutore
che non è così accorto da questo punto di vista, verificate sempre quelle che sono le conformità e la vendibilità degli immobili, perché poi ritrovarsi in percorsi di erogazione mutuo che vengono bloccati o di fronte al notaio con il notaio che ci blocca la vendita non è simpatico per tutti. C'è un caso peggiore che mi è venuto in mente adesso. Mm-hmm. Tu la compri, hai in mente di fare dei lavori, non hai mai chiamato un tecnico, arriva il tecnico, serio, parlo di tecnici seri, fa la richiesta in comune di accesso degli atti, quindi la pratica che c'è in comune, e ti dice, è diversa, prima la devi sanare e poi possiamo fare gli altri lavori, e ti ritrovi magari con 3.000 euro da spendere prima di iniziare a fare i lavori. Esatto. Da fastidio un po' a tutti, ma come, ho appena comprato, è andato tutto bene, ecco un caso in cui magari potrebbe essere con l'esposizione, certo, di una causa. Certo, diciamo sostanzialmente una buona, anzi perfetta conoscenza di quella che è la situazione, avere una trasparenza riguardo a quella che è la situazione e tutte le varie conformità di quelli che sono gli immobili da vendere o da acquistare è fondamentale per tutti quelli che sono i soggetti e gli attori di questo campo. Noi vi possiamo semplicemente mettere a disposizione le nostre conoscenze, la nostra professionalità, quindi contattateci se avete delle ulteriori curiosità, se volete approfondire qualcosa o se ci volete raccontare quello che è stato il vostro caso specifico. Lo andremo ad aggiungere alla lunghissima lista delle nostre cose da raccontare durante il nostro percorso professionale. Io ringrazio ancora il tecnico Giacometti che è qui con noi. Grazie a voi. E vi saluto tutti e vi invito a seguirmi e vi rimando al prossimo video. Arrivederci. Vuoi saperne di più? Clicca il link in descrizione. Vuoi rimanere aggiornato? Metti like alla mia pagina.